Sono passati 5 anni da quando Mario Kart 8 si è imposto in cima alla piramide alimentare dei kart game, cannibalizzando il genere come un Lewis Hamilton baffuto, irraggiungibile, semplicemente troppo veloce e spettacolare per osare una reazione. Sumo Digital, team che vanta sul curriculum un lavoro superbo su Autorun 2006 Coast to Coast, ha deciso che era il momento di mettersi al servizio di colui che, sulla carta, dovrebbe essere il pilota più veloce di tutti. A Sonic la squadra corse britannica ha finalmente fornito un mezzo competitivo votato al drifting più puro e pulito, tanto da pensare di avere saponetti al posto delle gomme, ingaggiando anche due compagni storici ad Aie Manforte, Tails e Knuckles. Un trio perfetto per competere nel campionato a squadre organizzato da un misterioso personaggio, rivisitando il concetto di collaborazione a tre alla base di Sonic Heroes e applicandolo a un racing arcade fresco, divertentissimo, che prova a sfidare a viso aperto il monopolio Nintendo. Lo sviluppatore ha deciso di mirare al nervo scoperto del rivale, dunque alle modalità per singolo giocatore. Non si può neanche parlare di sfida, perché su questo versante non c'è proprio gara. L'avventura che fa da portata principale all'opera è deliziosa, lunga, condita da dialoghi surreali per sciorinare un canovaccio meravigliosamente pretestuoso, col solo obiettivo di lanciare il giocatore in un turbine di eventi. Sfide individuali, gare e campionati, affrontabili in tre livelli di difficoltà, sempre impreziositi da obiettivi secondari sotto forma di stelle chiavi, guadagnando nel frattempo gettoni da usare come valuta per sbloccare nuovi potenziamenti per un po' di sano tuning. Una varietà che permette di godersi il titolo in tutte le sue sfaccettature, come se avessimo voluto sezionarlo per mostrare la versatilità di un mezzo capace di infiammare l'anima, riportando la memoria all'era d'oro dei corsistici Siga. Due grilletti, uno per accelerare e l'altro per derapare, tanta voglia di trovare i punti di corda giusti, pennellando sbandate infinite da caricare fino a 3 gradi di turbo e scovare le scorciatoie di ogni tracciato. La natura a squadre delle corse è ciò che fa davvero la differenza, un'idea brillante che esplode fragorosamente quando si va online. Il primo del trio diventa capitano, lasciando dietro di sé una scia luminosa perpetua che i compagni possono succhiare per caricare un turbo passivo, pronto a fiondarlo una volta uscito dall'abbraccio della scia. La trovata innesca meccanismi di squadra che possono fare davvero la differenza senza risultare mai invasivi, come la condivisione continua di Wisp, spiritelli della serie che qui vengono usati come le classiche armi da kart game per tirare fuori dai guai un nostro alleato oppure ricevere una mano, con tanto di brevi e concitati dialoghi a corredo. Tutte azioni che caricheranno la barra del Super Turbo, manovra 3 devastante che vedrà partire la squadra a velocità folli. Si vince e si perde insieme, anche perché a fine gara i punti che decreteranno i vincitori saranno la somma dei tre piazzamenti. In questo modo gli sviluppatori sono riusciti a creare un prodotto capace di correre con le proprie ruote senza accontentarsi di essere l'ennesimo clone. Team Sonic Racing è però molto bello anche da guardare e ascoltare, con un impatto visivo coloratissimo, ricco di elementi in movimento, esseri giganti sullo sfondo, pedane turbo lampeggianti, esplosioni accompagnate da una colonna sonora di altissimo livello, come da tradizione Siga, che spazia dal rock all'elettronica fino al fusion jazz in salsa teriyaki. I tracciati sono tanti, ben differenziati, barocchi, costruiti sfruttando anche la verticalità di certe ambientazioni e infine infarciti di trappole e sezioni spettacolari. Si genera così un caos piacevole, tipico del genere, capace però di far soffrire un frame rate che sulla carta dovrebbe essere granitico, ma che nella pratica arranca un po' come un motore ingolfato. Prova a resistere preferendo sacrificare l'audio, creando tangibili ritardi nei feedback sonori, ma alla fine tutto rallenta comunque, mai drammaticamente, ma lo si percepisce. E questo forse l'unico vero difetto del titolo, il suo essere ancora un po' grezzo, con collisioni talvolta campate per aria, dalle conseguenze potenzialmente fastidiose. Ormai però manca davvero pochissimo per fare il salto di qualità, Sumo Digital si conferma al top quando si parla di racing arcade tamarri esplosivi che mettono un buon drifting davanti a ogni cosa. Siga ha tanti franchise del genere fermi ai box e un pensierino sui meccanici adatti per farli tornare in pista potrebbe anche farlo.